Ciao da Afsim e da Aspettando il Tattico, Valerio qui presente, iscrivetevi al suo canale YouTube perché parliamo adesso di bilancio, calciomercato, plusvalenze, scambi Juventus-Roma e tantissime altre cose. Ciao Valerio e grazie. Ciao, ciao Simone, ciao a tutti. Allora, si sta parlando di questo asse di mercato Juventus-Roma, gli juventini un po' maliziosi dicono la Juventus vuole salvare la Roma dal fallimento. I romanisti un po' maliziosi, a quanto mi pare di capire dai tuoi video, più o meno dicono la stessa cosa, non per quanto riguarda la Juve, ma rispetto alla situazione finanziaria della Roma. Allora parliamo, insomma, io Juventino, tu romanista, con il mio pubblico, con il tuo pubblico, ci confrontiamo e vediamo un po' che cosa sta succedendo e che cosa ci possiamo aspettare anche in questo mese di giugno, eventualmente, per quanto riguarda appunto gli scambi di cui si sta parlando, eventuali plusvalenze e anche la situazione finanziaria. Intanto ti faccio i complimenti per il taglio, ma questo è taglio di capire, questo te l'avevano già detto tutti. Grazie. La prossima volta mi raccomando, non dimenticare di mandarmi quelli in eccesso perché potrebbero servirmi. Detto questo, in questo mese di giugno, allora, dobbiamo aspettarci, secondo te, operazioni di mercato a raffica, notizie definitive, colpi clamorosi, soprattutto per quanto riguarda l'asse Juve-Roma? Ma guarda, allora, innanzitutto c'è da considerare una cosa, Simone, caro. Dica Non so pure. se gli altri l'hanno presa in considerazione, ma il campionato continuerà. Sono stati abbattuti parecchi paletti, questa è una cosa di cui nessuno sta tenendo conto, cioè di quali paletti stiamo parlando. Innanzitutto gli obblighi dal punto di vista del codice civile di arrivare comunque a ristabilire la perdita con ricapitalizzazioni entro la fine dell'anno fiscale, che per le società di calcio è il 30 giugno, è stato posticipato con il decreto liquidità, se non sbaglio, durante il coronavirus fino alla fine dell'anno, quindi sostanzialmente ci saranno altri 6 mesi per fare la ricapitalizzazione, cosa che infatti la Roma ha appena approvato entro il 31 dicembre. Quindi intanto non c'è E fretta, questo primo paletto possiamo dire fretta non esatto, ce esattamente. Quindi dal punto di vista del codice civile, fretta non ce n'è. Dal punto di vista del financial fair play, adesso questa è una cosa che nessuno sta tenendo in considerazione, ma i rumors di questi giorni dicono che praticamente verranno considerati 2 anni insieme, si fonderà quest'anno e l'anno prossimo. E che vuol sembrerebbe. dire che sostanzialmente il paletto di quest'anno non esiste. Quindi Paletto che non diciamo, capisco. ricordiamolo, si tratta di non si può sforare la quota di 30 milioni di indebitamento, quindi tenendo conto di tutte le Di perdita. operazioni, sì, esatto, scusami, non sì, di perdite, e di perdite dobbiamo parlare se parliamo di Roma e di Juve perché il bilancio è in perdita per entrambe, tra l'altro con effetti diversi a seconda che si riesca a portare a conclusione la stagione o meno e anche che si riaprano o meno gli stadi. Magari dopo un paio di settimane, insomma nel mese di luglio, magari vediamo anche questi scenari, ci sono alcune ipotesi che sono state tracciate, però appunto tu dicevi il discorso del fair play finanziario potrebbe essere diverso rispetto a quello del codice civile, quindi se da un punto di vista di bilancio io ho più tempo, però da un punto di vista dei paletti, se la UEFA mercoledì della prossima settimana, 17 giugno, non dovesse allungare i tempi, devo appunto chiudere tutto entro il 30. È chiaro, se non dovesse allungare i tempi devi chiudere tutto entro il 30 e ti dico che dal punto di vista della Roma è sostanzialmente impossibile farlo. Io sinceramente penso che la UEFA accorperà i 2 anni perché non si può fare altrimenti, ma per il motivo che dicevo prima, cioè il mercato è posticipato, chissà quando ci sarà, ci saranno sessioni di mercato per, che ti posso dire, immagino per l'Italia settembre-ottobre, per la Francia agosto, per altri paesi. Ci sarà un caos totale che non vedo come non si possa accorpare 2 anni ed eliminare anche il paletto del financial fair play di quest'anno, che io l'ho detto anche nei miei video, è un vantaggio incredibile per la Roma perché ti darebbe comunque un anno in più per aggiustare la situazione. Quindi tornando al discorso iniziale, la tua domanda iniziale, quanti scambi si faranno tra Roma e Juve, io ti dico che entro il 30 giugno ti dico che secondo me non ce ne saranno tanti perché non si è nell'urgenza di farli. Se li volessero fare, sarebbe dal mio punto di vista, cioè l'unica motivazione è quella di evitare di avere nel bilancio prossimo un ammontare incredibile di plusvalenza, cioè lo vai ad inserire in questo bilancio esclusivamente per dare a meno nell'occhio. Cioè questa potrebbe essere l'unica motivazione, perché se ti tolgono tutti i paletti che tu hai, non c'è una vera necessità di doverle realizzare adesso. Cioè non togli che poi magari a settembre incominci a fare plusvalenze in maniera pesante, questo sì.
Quando tu dici questo bilancio è il prossimo, fai riferimento sempre a pre-post 30 giugno oppure con, diciamo, lo slittamento, parliamo del mercato estivo che poi sarà autunnale, in cui si potranno fare queste plusvalenze agganciandole al periodo attuale? Guarda, quelle in autunno sicuramente ci saranno tantissime plusvalenze, cioè questa è la previsione di molti. Per quale motivo? Perché il mercato dei calciatori e dei cartellini è crollato, quindi se crolla il mercato dei cartellini chiaramente non lo vai a monetizzare effettivamente, ma ti scambi due oggetti tra due società, in questo caso dei cartellini e dei calciatori, e li valuti come ti pare a te. Lo si faceva pure prima, però in questo caso è ancora più importante perché chiaramente i prezzi dei cartellini sono scesi. Inevitabilmente, questo perché il Covid ha impattato non tanto il bilancio adesso ma le proiezioni future, e se il prezzo del cartellino e lo stipendio sono una proiezione di quanto un calciatore gli dovrebbe far andare a guadagnare negli anni, è chiaro che se le prospettive future sono scese scende anche il prezzo del cartellino. Quindi le società andranno incontro a tante plusvalenze incrociate, molto più degli anni scorsi. Già in Italia se ne abusava parecchio, adesso ci sarà proprio il panico più totale. Staremo a vedere tra Roma e Juve se faranno qualcosa. Io penso che qualcosa faranno, anche perché siamo vicini al primo anniversario in realtà dell'ultima operazione che è stata fatta a Juve-Roma, che è stata Spinazzola-Pellegrini il 29 di giugno, quindi l'anno scorso si andava un po' di fretta. Plus Valenza, che diciamo è valsa alla Roma anche un giocatore più o meno utile, alla Juve 0 perché poi l'abbiamo lasciato in prestito dal Cagliari, adesso dovrebbe rientrare Luca Pellegrini ed essere nella disponibilità di Sarri ovviamente da settembre. Ecco, il primo scambio che però ti viene in mente come possibile, come probabile o addirittura anche come auspicabile da parte tua, quale sarebbe? Ti do qualche assaggio, ovviamente ne hai letto sicuramente, si parla da una parte di Bernardeschi che potrebbe essere scambiato con Zaniolo, e noi juventini stiamo dicendo ma che sono matti, perché ci andrebbero probabilmente, esatto, a perdere. E poi dall'altra parte si parla di magari Rugani per Under e qualche altro giocatore, anche si parla di Kluivert. Tu che cosa faresti? Te ne aggiungo un altro. In questi giorni sento tanto parlare di Mandragora Cristante. Anche sì, quella in realtà se ne parlava già ad aprile, poi è stata ripresa questa voce. E lì noi juventini abbiamo molti dubbi, non tanto per Mandragora, che molti lo sottovalutano, comunque non lo ritengono adeguato alla Juve, quanto per l'utilità che possa avere Cristante nella Juve di Sarri, infatti, che secondo me è limitata. Infatti, quando sentivo questo scambio, che secondo me è uno scambio che avrebbe senso, anche perché Cristante dal punto di vista del profilo secondo me è un calciatore che nella Juve ci può stare tecnicamente, però non c'entra niente con il gioco di Sarri, sicuramente questo è un discorso a parte. Gli altri scambi, guarda, Bernardeschi e Zaniolo, manco a pronunciarmelo, perché io Bernardeschi, io non lo so, Bernardeschi per me non è mai stato un giocatore top, né quando l'ha acquistato la Juve, né quando stava alla Fiorentina, né quando ha giocato la Juve. Sinceramente non so che stia facendo la Juve, è stato veramente un grande bluff, se non sbaglio. Sì, ha deluso, sta deludendo, questa è la terza stagione e non è riuscito ancora realmente ad affermarsi in maniera precisa, anche come ruolo, come rendimento, con continuità, oltre ai vari infortuni, che però da questo punto di vista lo avvicinano alla Roma, devo dire. Esatto, però non credo si sia fatto ancora il crociato, forse no, per Roma. E noi glielo auguriamo, okay, ovviamente. No, per carità, però se viene alla Roma è quasi sicuro. E altri scambi, per esempio, secondo me Kluivert è un calciatore che c'ha un grandissimo futuro. Adesso Rugani, non so perché Rugani venga accostato nuovamente alla Roma. Sinceramente io non so perché, questo me lo devi magari spiegare tu, non sia stato venduto anche per una cifra bassa, perché ho visto comunque negli anni la Juventus ha chiesto tanto per Rugani, e quest'anno bocciato definitivamente, perché se neanche con Sarri riesce a giocare significa che non puoi valere 40 milioni di euro. Io lo sostenevo l'anno scorso, cioè Rugani, ma a vederlo da fuori per me è un calciatore che se ti danno 10 milioni di euro ti devi accontentare, perché ti liberi pure dell'ingaggio, cioè visto da fuori, non capisco per quale motivo c'è una valutazione così alta di Rugani, perché poi sembra che l'interesse negli anni ci sia stato di Arsenal e altre squadre, però ho sempre visto, cioè, o perlomeno ho letto richieste da parte della Juve, poi non so se è la verità. Ma guarda, anche per molti juventini 10 milioni sarebbero una benedizione, sarebbe oro colato, quindi ti trovi d'accordo. Per altri invece qualcosina in più. Il discorso è che comunque mi sembra che sia 90, è 94, sì, quindi compirà 26 anni ad agosto, se non ricordo male,
quindi comunque è ancora tanti anni, volendo a 7-8 anni di carriera davanti, quindi la prospettiva ce l'ha. Ha giocato con i migliori difensori, però non si è mai affermato nella Juventus. La Juve lo ha iscritto, adesso ormai ce l'ha iscritta a bilancio praticamente a zero, quindi farebbe comunque plusvalenza. Immagino però che voglia fare un po' di plusvalenza in più, inserendolo appunto, come dicevi prima, con una valutazione ben precisa in uno scambio, in modo tale che non ti chiedo cash e quella valutazione lì me la riconosci in ogni caso, anche perché teoricamente Rugani sarebbe pronto per giocare titolare. Magari non in una grandissima squadra come può essere appunto una squadra estera, però comunque in una squadra italiana, e quindi anche se lo sopravvaluti, tra virgolette, te lo tieni, quindi non hai la necessità di andarlo a cedere e non prende tantissimo di stipendio. Non parla mai, non dà fastidio, sta buono buono. Già E al diciamo posto che suo. tecnicamente, esatto, tecnicamente non è il miglior difensore italiano, non lo sarà mai, più o meno sarà a livello di Mancini. Se la Roma ha l'intenzione di fare una difesa centrale giovane, anche italiana, può pensarci, però. Come giustamente dicevi, probabilmente si tratta di un inserimento che proviene dal lato nostro, cioè dalla Juve, la necessità della Juve di piazzare Rugani, che in questo momento è quinto difensore. Poi noi abbiamo preso Romero, quindi ci torna Romero dal prestito al Genoa. Abbiamo un po' di situazioni da sistemare. Però voi, evidentemente, cioè la Roma, Zaniolo vuole puntare a tenerlo, immagino, nonostante si dica Fabrizio Romano per Sky che è, diciamo, preferito dalla Juve rispetto a Tonali, non che la Juve stia cercando concretamente di prendere Zaniolo. E invece Lorenzo Pellegrini, di cui si era parlato al Paris Saint-Germain, la famosa clausola che scatta il 1° luglio, nel discorso che facevamo prima, non è un problema il fatto che sia post 30 giugno. No, no, ma questo la clausola è qualcosa che deve esercitare il calciatore, quindi non c'entra niente. Ma anche qui, cioè, c'è una complicazione, perché poi tutto quello che sta scritto nei contratti, comprese le scadenze dei contratti, dovrà essere rivisto. Ci sarà una confusione generale, perché ecco, qui la clausola dopo si è inserita dal 1° luglio, perché il campionato doveva essere concluso. In realtà non è concluso, ci saranno ancora le coppe che dovranno essere giocate. Ci sarà quindi parecchia confusione. Io sinceramente ti dico il pensiero su Zaniolo: secondo me non andrà via adesso, perché non conviene, cioè non conviene neanche alla Roma darlo via adesso, perché l'anno dopo la rottura dell'incrociato non lo vendi mai bene come al massimo dello splendore. Non conviene neanche alla Juve o altre squadre andarlo a prendere adesso, perché comunque lo andresti comunque a dover un attimino riabilitare. E chiaramente questa è una complicazione. Per quanto riguarda Pellegrini, non ti so dire, perché dipende veramente da lui, ma dubito che voglia andarsene, con il fatto che Florenzi molto probabilmente andrà via, e quindi sarà lui il futuro capitano. Non penso che voglia andare via. Sinceramente, questo non te lo so dire, lo sa solo lui, ma dubito. E poi, detta tra me e te, non penso che sia un giocatore da PSG. Poi non lo so, questa è una mia valutazione su Pellegrini, che deve ancora fare un salto di convinzione, perché ha grandi colpi, ma molto spesso rimane fuori dalla partita. Questa è una questione, la mia interpretazione. Molti lo esaltano, ma molte partite è mancato. Beh, potrebbe anche essere un po' l'ambiente Roma, scarse motivazioni date dal fatto che c'è molto movimento, no? Tanti giocatori che vengono, che vanno, difficoltà appunto anche visti gli infortuni ad avere una squadra titolare, forse il progetto nuovo con Fonseca, che è un ottimo progetto. Poi, detto tra me e te, ci ascoltano un po' di persone, non so quante, però l'hanno sentito un po' tutti, secondo te Pellegrini non è da PSG, magari l'ha sentito anche lui, no, non credo. Detto questo, sembra quasi che tutti questi scambi vorticosi che devono esserci tra Roma e Juventus debbano saltare tutti, perché per quello che abbiamo detto, questo no Ma per un motivo, guarda, questo no per un... Allora, cosa l'anno. resta? Tu cosa prenderesti? Chi prenderesti dalla Juve, per dire? Ma guarda, ti dico che è complicato, però per dirti, l'anno scorso nessuno ipotizzava uno scambio Spinazzola, Pellegrini, Luca Sì. Pellegrini, no? Cioè, uscito fuori dal niente, c'era tanto vociferare su Higuain, e alla fine è uscito fuori questo scambio qua. Sinceramente non ti so dire adesso chi prenderei dalla Juventus, anche perché in questi giorni si parla pure di un cambio di modulo per la Roma, di passare con una difesa a tre, quindi le questioni vanno a cambiare parecchio. La rosa ce l'ha lunga. Il problema è che tre quarti di rosa è stato in ospedale tutto l'anno, quindi adesso dirti cosa serve effettivamente la Roma adesso è complicato. Sicuramente qualcosa sui terzini, perché
cioè, noi abbiamo avuto dei casi allucinanti. Bruno Pérez per me è un caso da farci un film, perché adesso è tornato dopo 2 anni in Brasile a bere e sembrava un giocatore di calcio. L'ho visto adesso le ultime foto, sta tiratissimo, non so cosa gli è successo, se c'è avuto un'illuminazione. Spinazzola doveva essere il titolare, è stato infortunato spesso, poi alla fine Spinazzola è così. Florenzi, che doveva essere il capitano, è andato via a metà stagione. Quindi sui terzini la Roma ci ha avuto sempre un dramma tra infortuni e casi umani. Che poi Florenzi, a sapere del rinvio dell'Europeo, ovviamente non poteva saperlo, forse sarebbe anche rimasto. Sì, ma poi è andato lì, si è preso la varicella, è scampato al Covid. Cioè, situazioni, ti dico, noi abbiamo delle situazioni assurde. Per non parlare davanti, ci abbiamo avuto Zaniolo infortunato, Pastore che sta più in infermeria che in campo. E che doveva andare in Cina. Esatto, adesso si parla di MLS. Mkhitaryan è pure un calciatore che tutti, appena si è infortunato, tutti a dire sì, si è infortunato sempre. Se vai a vedere lo storico di Mkhitaryan, è un giocatore sanissimo, l'infortunio più grave ce l'ha avuto a Roma. Cristante si è fatto male, che cosa si è rotto? Ah no, si è fatto male al muscolo della coscia. Pellegrini si è rotto la tibia, in una settimana ci abbiamo avuto la tibia rotta di Pellegrini, il piede rotto di Pellegrini, la tibia di non mi ricordo chi altro. Quindi insomma, in una situazione del genere non è anche difficile fare la lista degli acquisti. Però esatto, un suggerimento simpaticamente ce l'avrei a questo punto: Khedira. Guarda, Khedira, io un giocatore che stimavo tantissimo, però effettivamente adesso è in fase calante evidente. A me, per esempio, anche il discorso di Higuain, per quanto lui non so se possa avere motivazione a venire a Roma, però è un attaccante che chiaramente ci sarebbe molto bene l'attacco della Roma, solo che con Dzeko non si parlava l'anno scorso come sostituto di Dzeko. Sì, non potrebbero convivere. Tra l'altro Higuain, secondo me, è ancora molto ambizioso, non penso che voglia rinunciare alla Champions League, dove la Roma probabilmente non si qualificherà in ogni caso. Beh, per quanto al campionato, quindi la situazione anche per quanto Higuain per quanto riguarda Higuain è complicata. Tra l'altro Higuain ha costi pesanti, pesa ancora per 30 milioni a stagione sul bilancio della Juventus, ultima quota da 18 d'ammortamento, poi ci sono appunto circa 12 lordi. E quindi veniamo magari al discorso, ecco, le plusvalenze necessarie, l'abbassamento anche di costi, il salary cap. Ti aspetti qualche cosa di particolare? Anche perché per esempio Infantino adesso ha parlato per quanto riguarda la FIFA, dicendo il salary cap anche un limite al calciomercato, diceva, in generale proprio di spesa, sono cose interessanti. Potrebbe anche rivoluzionarsi dal punto di vista finanziario il calciomercato del futuro? Ma guarda, questo è un discorso che va avanti da parecchio tempo ed è un discorso che dovrebbe essere affrontato, perché chiaramente tutte le volte si prende ad esempio la NBA, che però ha dei concetti abbastanza diversi con il draft dall'università, quindi è un discorso un po' diverso. Però sicuramente il discorso del salary cap è un discorso che secondo me è necessario, e penso, guarda, feci un video un anno e mezzo fa e deve essere un discorso complementare al financial fair play, perché alla fine quello che hanno fatto le squadre italiane, Juventus inclusa, perché le squadre italiane stanno tutte in perdita? Perché hanno cercato di colmare quel gap dal punto di vista del brand con le squadre estere, sempre rispettando i paletti e anche le deroghe del financial fair play, perché alla fine la Roma ha sfruttato tante deroghe, altrimenti non avrebbe potuto immettere ricapitalizzazioni per 270 milioni di euro in tutti questi anni. Hanno sfruttato queste deroghe per cercare di colmare il gap con le squadre top dal punto di vista europeo, che già andavano a monetizzare il brand nel momento in cui il financial fair play è entrato. Nel momento in cui il financial fair play è entrato, le squadre italiane avevano un brand debole in confronto a Real Madrid, Barcellona e alle squadre inglesi, certo, e hanno cercato piano piano di vivere al di sopra dei propri limiti. La Roma molto più di altre, ma anche la Juventus, il fatto che finisca a perdita, questo significa l'acquisto di Ronaldo, significa che la Juventus ha fatto una scommessa. Sì, poi il prestito obbligazionario, adesso ricapitalizzazione, però il Covid ha spezzato le gambe, perché il piano era buono, anzi quasi ottimo, serviva, diciamo, da inserire anche la propulsione dei ricavi Champions, che però insomma la situazione per il momento ci vede abbastanza in bilico, però ovviamente poi ricavi da stadio, merchandising, si è fermato tutto e le perdite possono essere molto molto importanti ovviamente. Ma infatti tutto dipenderà dalla deroga che darà il financial fair play, perché
Adesso si parla di 60 milioni di euro in 2 anni, ma se dovesse essere più alta significherebbe sostanzialmente che stai aiutando chi dietro a una società che ha possibilità di ricapitalizzare, quindi la Juve, quindi l'Inter. Quindi forse potrebbe essere una situazione interessante per un eventuale proprietario della Roma, perché anche questo è un discorso che poi è stato posticipato dal Covid, ma il posticipare la scadenza del financial fair play dà la possibilità di far cosa? Nuovo proprietario può subentrare, poi magari si può anche permettere di sforare i paletti e nell'autunno del 2021 proporre un voluntary agreement e andare a negoziare poi un voluntary agreement con l'UEFA, magari finendo il prossimo bilancio con meno 150 milioni di euro di perdita. Cioè, sono situazioni da andare a vedere, però sicuramente qualcosa deve essere cambiato, perché il financial fair play ha allargato troppo la forbice tra i top club e quelli un po' più indietro, ma non solo, cioè non parlo chiaramente della Roma, ma anche di altre squadre un po' in fondo, ha cristallizzato un po' le situazioni in tutti i campionati. Questo sì, assolutamente. Questo, e chiudendo, tanto questa è la settimana che riparte il calcio in Italia, non la Roma che deve aspettare un'altra settimana, però torniamo un po' ad abituarci ed è una grande cosa, facciamo praticamente questo countdown. Però in chiusura mi hai suggerito, proprio parlando di questa battuta, perché in questi giorni tra l'altro è in discussione il ricorso del Manchester City al TAS, a seconda della lingua, per quanto riguarda appunto la sanzione UEFA del fair play finanziario. Manchester City fuori dalle prossime 2 stagioni delle competizioni europee. Che decisione ti aspetti su questo fronte? Ma vediamo un attimino, ne va della credibilità del financial fair play, perché altrimenti però se poi cambiano magari i paletti, non è che magari fanno un aggiustamento in corsa, vuol dire, in realtà, noi abbiamo tirato i remi in barca e quindi nel frattempo, per evitare di aggravare una situazione quando è cambiata, il cassa diciamo ne ha tenuto conto, potrebbe anche esserci questo. Guarda, sinceramente il discorso la UEFA lo prende molto seriamente nel momento in cui si va nei tribunali. Magari non ti ci manda nei tribunali, ma nel momento in cui ti ci manda, fino ad oggi l'hanno preso abbastanza seriamente, anche alla fine con il Milan. Il discorso qual è? Il discorso è che dai rumors di questi giorni sembra che insomma le sanzioni precedenti al Covid rimangono tali, cioè non bisogna assolutamente tenere conto del Covid. Poi che cosa faranno non lo so, perché comunque qualche deroga magari ci sarà. Sta di fatto che se tu ammetti il Manchester City stai facendo comunque un danno ad altre società. Sì. Questo è il discorso, perché è vero che il Manchester City si trova ad affrontare la sanzione più il periodo del Covid, ma perché deve rimetterci qualche altra squadra che ha rispettato le regole? Sì, un danno di credibilità e di funzionalità praticamente del sistema. Sono volati questi minuti ed è stato fantastico parlare con Aspettando il Tattico. Valerio, iscrivetevi al suo canale YouTube, c'è il link anche in descrizione, di plusvalenze, financial fair play, quindi calcio mercato, Juventus, Roma, infortuni e tante cose divertenti. Ti saluto Valerio, ti ringrazio, ad un prossimo appuntamento anche per parlare di calcio giocato, visto che ci risiamo finalmente. Tra poco sì, anche perché sarà particolare secondo me la situazione. Posizione in classifica della Roma alla 38esima, sperando di arrivarci? In Champions League. Dai, sopra l'Inter. Così sopra l'Inter, non avevo dubbi. Terzo posto. Terzo posto, con l'Inter quarta immagino. Va bene, grazie ancora. Allora iscrivetevi al canale Aspettando Tattico, iscrivetevi al mio canale, in ogni caso attivate la campanella delle notifiche. Se questo video vi è piaciuto mettete like, nei commenti tutta la vostra simpatia, allegria e riflessioni ovviamente su tutto quello che abbiamo detto. Ci vediamo molto presto e aspettando il calcio, sempre forza Juve. Ciao a tutti.